Dall'Italia al Paraguay per recuperare un sito archeologico grazie a nuove tecnologie sviluppate a Napoli. I risultati della prima missione nel sito di Carchabalut, nel Gran Cacio paraguayano, sono stati presentati nel corso del forum L'Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali e l'archeologia del Paraguay, che si è svolto nella sede di Eccellenze Campane a Napoli. Le tecnologie adottate dall'Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali del CNR saranno sviluppate appunto nella sede napoletana dell'Istituto, ospitata nel distretto Stres. Il direttore dell'ITAB, Paolo Mauriello, ha fornito ulteriori particolari dell'iniziativa. È una ricerca in cui metteremo a frutto tutte le iniziative che facciamo in chiave interdisciplinare e multidisciplinare per mostrare come la tecnologia possa essere d'aiuto. In tutto questo abbiamo avuto un apporto fortissimo dalla nostra ambasciata in Paraguay, dal Ministero della Cultura paraguayana, e la missione è stata cofinanziata dal nostro Ministero degli Affari Esteri, quindi sinergia di tante istituzioni per un problema di ricerca importante. L'evento, a cui ha preso parte anche il ministro della cultura del paese sudamericano, Mabel Causarano, è la base per il prosieguo dell'intesa tra ITAB e Segreteria della Cultura del Paraguay per la missione archeologica nell'Alto Chaco. In quella materia in Paraguay siamo abbastanza indietro, cioè non è che c'è una scuola di archeologia e quindi c'è tutto da scoprire. E questa spedizione, questa ricerca che si è fatta qualche mese fa, davvero ha portato fuori dei reperti che sono tutta una scoperta, basicamente. E siamo molto soddisfatti e abbiamo la speranza che possiamo continuare questa collaborazione perché, come dicevo prima, c'è tutto da scoprire.